mio. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci sono un po' più ruote del solito, ma prima di farvi vedere il mezzo in questione ve lo facciamo sentire. E nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video e seguirti su Instagram per tutte le novità, perché ce ne saranno molte. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Hey, back, hit a quarter million. Allora, la macchina in questione è un BMW M2 Competition del 2018 con 411 cavalli e 500 Nm di coppia. E una velocità massima di 280 km orari e un peso abbastanza ridicolo, quindi immaginate già la potenza che possa avere, quanto vi attacca al sedile. E ora vi portiamo a provarla e ricordiamo che è un 3000, quindi ciuccia abbastanza, e però guiderà il proprietario, perché si sa mai che faremo danni, quindi lasciamo il volante a lui. Elia, piacere. E quando l'hai presa questa macchina? L'ho presa a dicembre, mi sono fatto il regalo di Natale. Divertente? Abbastanza. Allora andiamo a divertirci insieme. Non è venuto il massimo. Ci proviamo. Oddio. Cazzo, è uscito un po' di cacca, mi sa. Allora ragazzi, l'abbiamo provata, fa veramente ma veramente paura, e l'abbiamo anche perso una o due volte, non so se si vedrà nei video, e però è veramente impressionante, specie perché la trazione è tutta sul retro, e quindi a differenza delle macchine 4x4, quando spinge tutta da dietro e la senti tutta completamente nella schiena, ti attacca al sedile, termina dato direi estremo. Ah, non abbiamo detto lo 0-100, che è 4x4 0-100 dichiarato, ma si dice che sia anche qualcosina meno. I freni mostruosi anche quelli, da qui a lì saranno 50 metri e facendo i 180-200 ti fermi in 30 metri. E mi dicono dalla regia che su questo modello è montato l'impianto frenante più piccolo che questa macchina può ospitare, quindi pensate quelli superiori. Devo dire che sinceramente è la prima volta che stacco i controlli, che quando ce l'ho divertentissima. Non sono un pilota, quindi non sono buono. Penso che non le riattaccherò più.
ha veramente una gran tenuta. Lì, fiancandoci il gas con la coppia in basso che ha, è chiaro che è sempre, sei sempre di traverso. Sei. Non abbiamo detto, oltre a tutte le specifiche tecniche che interessano, per carità di Dio, che è anche la macchina perfetta per andare a figa. Esatto, soprattutto quello. Quindi diciamo che ci nelle esatto, nelle opzioni d'acquisto, ovviamente se ce l'hai la figa. No, se non ce l'hai. Se non ce l'hai la rimieghi. Se ce l'hai è la macchina giusta per portarla. Boia Dio. Scusa? Ho visto il purgatorio più volte. Allora ragazzi, con la bimba qui che si scalda per tornare a casa, noi chiudiamo questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un mi piace e di dirci nei commenti se vi possono piacere altri video del genere, perché il ragazzo qua ha altre macchine in garage. E iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale e niente, con questi ragazzotti e questa bomba di macchina, ci vediamo, se tutto va bene, nel tornare ai mezzi, al prossimo video. Come ultima informazione, perché è quella che fa un po' più male allo stomaco, ci siamo tenuti al portafoglio ci siamo tenuti il prezzo full optional, e quindi tutto, cambio, freni, cerchi, non so cosa gli vuoi mettere su, radio, pacchetti di tagliati, pacchi di sigarette dentro, di sigarette, qualsiasi cosa ci puoi imbuttare su. Profumo di figa. E quanto? Siamo sui 90.000 euro. E io vado! Fa male, 90.000 lo sappiamo, fa male, però le vale tutti, secondo me.